Allora, dal momento in cui la struttura esiste nella banca dati regionale, il primo sistema che entra in gioco è il DMS, il Dispatch Management System, che quindi ha ricevuto questa registrazione e automaticamente invia la struttura ricettiva all'indirizzo indicato nel modulo consegnato un'email contenente le credenziali per accedere al DMS. Il primo passo, quindi, dal punto di vista informatico della struttura ricettiva è a prendere queste credenziali, entrare nel DMS, che è l'agenzia a cui la promozione punto IT, e compilare due sezioni. Allora, il DMS, dopo lo vedremo bene, è uno strumento complesso perché da una parte deve assolvere degli adempimenti, dall'altra deve fare promozione. Quindi ci sono varie sezioni. Allora, dal punto di vista strettamente degli adempimenti, se verrà connesso agli adempimenti, occorre compilare due sezioni che poi chiamiamo scheda anagrafica e scheda informativa. Compilate queste due sezioni, si può accedere all'altro sistema che è la comunicazione dei prezzi e servizi. Quindi, in questo modulo, in questo foglio elettronico, vengono inseriti tutti i dati relativi alla struttura e tutti i dati relativi alla ricettività, ai prezzi praticati, ai periodi di apertura, ai periodi di alta stagione e così via. Dopo che è stata compilata questa comunicazione a prezzi e servizi, qui la promozione la verifica. Se è tutto a posto, adesso stiamo facendo il flusso per regolare, dove tutti sono bravi, tutti non fanno errori. Se tutto va bene e quindi la dichiarazione viene validata, a quel punto l'operatore della struttura ricettiva può scaricare dal sistema la dichiarazione validata, quindi con il protocollo, che è quella che deve essere esposta nell'altro, perché la legge impone che la comunicazione a prezzi e servizi, la tabella dei prezzi siano esposte comunque nei visibili all'interno della struttura ricettiva. Quindi, dopo che è stata validata con i dati di protocollazione, la struttura la scarica insieme anche la tabella dei prezzi che viene fatta automaticamente dal sistema nell'altro formato, sempre validato dalla giudice, in tutte le lingue previste dalla legge, quindi inglese, francese, tedesco e italiano. Dopodiché, posso intervenire? Prego. No, perché sono domande che Certo, ci arrivano dagli operatori. La comunicazione dei servizi, in quanto tale, cioè il modello vero e proprio, quello va tenuto agli atti non è un obbligo, diciamo, esproprio. L'obbligo sussiste per la tabella prezzi, che invece deve essere ben esposta, e per i calcolini prezzi che vanno apposti dietro le tabelle. Siccome ci arrivano spesso richieste in questo senso, dice, ma io la denuncia, la comunicazione la devo tenere a spesa per forza. Certo, meglio sabbondare, no? Spesso, per cui se uno c'ha anche lo spazio per tenerla, va bene. Ciò che bisogna tenere sempre a fisso all'interno della hall, per chi ce l'ha, o per la stanza di ricevimento, o per la stanza colazione, diciamo, per le strutture più piccole, è la licenza amministrativa o la SCIA e la tabella prezzi. La comunicazione la teniamo agli atti perché nel caso di un controllo, insomma, dobbiamo eseguirla, solo questa. Naturalmente, poi della comunicazione, nella terza pagina troverete il numero di protocollo, perché è stata validata in buona sostanza. Questo, grazie. Per quanto riguarda i cartellini, non li già nel sistema perché sono specifici per ogni camera, quindi potete immaginare, non potremmo generare automaticamente. Quindi voi trovate i formati dei cartellini sempre sul sistema di DMS, li scaricate e poi li potete compilare. Una volta che, diciamo, la GPS è stata validata, a quel punto entra in gioco l'ultimo sistema, che è Spot. Spot invia un'altra email con le credenziali per accedere al sistema Spot con tutte le indicazioni. Perché sono diverse? Perché in teoria potrebbero essere diversi gli operatori che utilizzano DMS e GPS da un lato e Spot dall'altro. Volte Spot viene usato da portiere di notte e così via. Quindi comunque noi prevediamo di diversificare. Se poi voi volete usare la stessa indicazione, va bene lo stesso. Quindi le credenziali spot possono essere ricevute solo dopo
che è stata fatta la comunicazione per i servizi ed è stata votata. Quindi è inutile, come spesso accade, che la struttura chieda a noi direttamente, a noi di Nuova Puglia, chieda direttamente le credenziali. Le credenziali vengono inviate automaticamente dopo che c'è stata la validazione della prima GPS. Perciò è importante fare subito la comunicazione, perché così si ha subito anche l'accesso a sport. Nel momento in cui si ha questo accesso, si può iniziare a trasmettere i dati statistici utilizzando la versione di sport che è stata lasciata. Questo è l'interno, diciamo, delle strutture di nuova apertura. Per quelle cooperative, quindi a regime, che cosa si fa? Al massimo ogni 15 giorni si trasmette la rilevazione dei dati sul documento dei 15 giorni precedenti. Quindi entro il 16 del mese si deve trasmettere il documento registrato dall'1 al 15 di quel mese. Ed entro il primo del mese successivo deve essere trasmesso il documento registrato dal 16 al 30 o 31 del mese. Queste sono scadenze non imposte dal sistema. Il sistema telematico vi fa inserire dati e basta. È la legge che impone queste scadenze e se non vengono rispettate c'è il rischio di sanzione. Non è automatico, non è che come si un giorno si scappa, arriva la sanzione. No, è la regione che in un certo momento decide che oggi stiamo adesso stiamo a novembre. Vediamo chi non ha trasmesso un proposto e magari decide di sanzionare queste persone. È chiaro che quando in cui la regione prende una decisione del genere scappano 10.000 lire da parte di cui la promozione che vi avvisa, attenzione, stanno per arrivare le sanzioni, tutti in rete, eccetera, eccetera. Sarebbe auspicabile non arrivare a questo, perché trasmettere i dati in tempo reale consente a cui la promozione e alla regione di fare le valutazioni necessarie per le attività di marketing, per le attività di promozione, eccetera. Cioè i dati statistici non sono solo utili da trasmettere alla lista e basta, non sono solo utili per far fare quella figura di assessori che vanno in televisione e dicono tanti più, sono necessari alla regione, all'agenzia, per fare attività di marketing, per destinare fondi. Quindi è importante trasmettere i dati in tempo reale. Gli altri obblighi per strutture che già operano, entro il 1 ottobre, c'è la comunicazione dei prezzi e dei servizi. Entro il 1 ottobre significa che potete fare la vostra settimana. La data ultima è il 1 ottobre. Per gli stagionali, o per coloro che entro il 1 ottobre hanno fatto quella del primo semestre, quindi quella valida da gennaio a giugno, per stabilimenti balneari, c'è anche la scadenza del 1 marzo. Quindi c'è la possibilità di rettificare eventualmente i dati entro il 1 marzo. Durante l'anno, invece, si possono fare sempre gli aggiornamenti su DMS, potete caricare le vostre foto, potete inserire gli altri servizi, tutto ciò che è in promozione. Un altro obbligo importante, che non è, diciamo, gestito dalla regione, ma è per la Polizia di Stato, è la trasmissione dei dati sui clienti entro le 24 ore. Per ogni nuovo cliente che arriva in struttura, è necessario, entro al massimo, trasmettere i dati alla Polizia di Stato anche attraverso il sistema Loggiati Web, quindi anche qui solo telematicamente. Loggiati Web lo potete usare o direttamente attraverso l'interfaccia diciamo, proposta dal sistema, oppure delle tre versioni di Spot, cioè quella che noi chiamiamo Spot completo, che consente di inserire dati in Spot, generare il file e poi trasmetterlo da Loggiati Web. Quindi comunque occorre un accesso da Loggiati Web. O fate il data entry direttamente in Loggiati Web oppure fate l'upload del file. Attenzione che con questo obbligo non c'è discorso di sanzione per peggio, quindi è necessario assolutamente entro 24 ore trasmettere sempre i dati alla Polizia di Stato. Per le strutture nuove devono recarsi in questura e portare una serie di documenti e riceveranno le credenziali per accedere.